Achille Dell'Allo non è altro che una persona normalissima, semplice, che ha un impiego, è appunto un autista dell'ANM. Abbiamo girato delle scene proprio mentre cantavamo nelle cerimonie, nei matrimoni, con le spose vere. Sono tre fessi, sfigati perché arrancano, non hanno trovato ancora una collocazione, si arrangiano. Achille Dell'Allo non è altro che una persona normalissima, semplice, che ha un impiego, è appunto un autista dell'ANM, che però coltiva una passione, che è un po' nel cuore di tutti, ognuno di noi ha una passione, chi per un suo hobby, chi per... lui ama la canzone, ama cantare e quindi fa matrimoni, feste in piazza. Nel suo piccolo però si sente realizzato e coltiva questo sogno, però prende poi le distanze dal cantare napoletano perché ormai la canzone napoletana è bistrattata, è trattata male. Questo, ridendo e scherzando, è il mio terzo film, però in questo qua ho fatto il cantante tamarro, che è proprio quello che faccio normalmente nella vita. E abbiamo girato delle scene proprio mentre cantavamo nelle cerimonie, nei matrimoni, con le spose vere, nei locali dove io avevo cantato già una vita intera, e anche lo stesso Izzo si era esibito tante volte, per cui ci è venuto proprio facile fare questo film. Io ho detto ad Antonio che, prima cosa, non imparo i testi a memoria per molti motivi, primo fra tutti il fatto che proprio non c'ho memoria per imparare i testi, e seconda cosa non parlo napoletano, non parlo manco italiano, parlo come parlo io. E lui ha detto no, tu vieni e improvvisi, parli come parli tu. Abbiamo parlato del personaggio e lui, come dire, Antonio è molto presente sul set, cioè decide veramente tutto lui in qualche maniera, però decide tutto lui a partire da quello che propongono gli altri. È una roba mi hanno raccontato, è bella, vivace, carina, colorata, divertente, ignobile se volete, se vuoi, ma insomma che contiene anche tutti i presupposti e i luoghi comuni anche della commedia, no? L'amante, la moglie fiadigrafa, il marito, che insomma, sono tre fessi, sfigati perché arrancano, non hanno trovato ancora una collocazione, si arrangiano. Celestini più di tutti, perché Celestini chissà perché si trova qua, perché se sta in questa pizzeria della moglie, che non si capisce poi. Cioè, quanto è stato difficile imparare a guidare l'autobus? Guarda, non difficilissimo, sono stato fortunato, ho fatto due guide e il tecnico che stava con me mi ha detto: ah, sei molto bravo, quindi sono orgoglioso di questo fatto. Mi chiamava Capuano e mi diceva: senti, fammi una canzone che parla di un cellulare che è caduto a mare. E io ho scritto: mi è caduto un cellulare, mi è caduto l'indomare. E mi viene proprio benissimo, ci metto un quarto d'ora a scrivere le canzoni quando me le commissionano. Quindi... Chi vive in periferia in buona parte, seppure scocciato dei discorsi che vengono fatti sulla periferia, dove la periferia è qualcosa solamente quando entra nelle notizie del giornale, no? È chiaro che chi ci vive lo sa che non è così, che non è che se muore uno oggi significa che la gente muore ammazzata come le mosche, insomma. Ma è fastidioso anche il discorso invece, come dire, comico, no? Che è un buffone, che chi vive in periferia è ignorante, stupido, è scemo. E la vita, sì, è comica, è tragica, e tante cose insieme.